dai blocchi Tomassini, che va a ricevere proprio il pallone, ancora Tomassini per DeRoy James, che già due i falli di squadra comunque per la bianco-blu Basket Bologna, questo in per il proseguo del quarto potrebbe essere una buona notizia. Intanto la conclusione di Cutolo dalla parte opposta, la bianco-blu Basket Bologna con Ricky Harris, conquista il rimbalzo DeRoy James fino alla fine. DeRoy James, intanto non va il tiro libero supplementare per DeRoy James, più 10, 73 a 63. Un altro però rimbalzo in attacco per la bianco-blu Basket Bologna, proprio al rimbalzo il dato i primi 30 minuti, abbiamo col Basket Bologna mettendo in difficoltà la FMC Fiorentino, 7 palloni in più catturati per la formazione felsinea, 13 secondi ancora da giocare, 73 a 67. DeRoy James, la conclusione da parte di DeRoy James, 78 a 67, 4 minuti da giocare ancora. Buona difesa da parte della FMC Fiorentino, in questo caso però no, cambio non riuscito ed è Ricky Harris che va a mettere i due punti. Ultimi tre giri di lancetti in attacco la FMC Fiorentino, sarà importante gestire al limite dei 24 secondi ed è DeRoy James, altro canestro in una serata eccezionale per DeRoy James, che si conferma in un momento di forma veramente ottimo. Risposte anche confortanti su entrambi i lati del campo per DeRoy James, questa è in prospettiva sicuramente una buona notizia per coach Franco Lamenzi. Intanto arriva subito la risposta però da parte di Mosley. DeRoy James, ultimi 9 secondi dell'azione, DeRoy James fino alla fine con Allegretti. Bologna in attacco, 1:20 da giocare, la conclusione da parte di Vitali, ancora con Guarino, la palla persa e Vitali va a metterne due, 84 a 78, 18 secondi da giocare, qualche rischio di troppo per la FMC Fiorentino che ha comunque saldamente in mano il match. Ultimi 13 secondi, Harris, il canestro convalidato, 84 a 80, il fallo antisportivo ed è 2 su 2, 86 a 80, e ci sarà la possibilità per la FMC Fiorentino anche di un ulteriore possesso con 12 secondi da giocare. DeRoy James fino alla fine, DeRoy James arriva alla vittoria per la FMC Fiorentino, che trova il terzo sigillo consecutivo dopo quello di Scafati e dopo quello di Iesi nel finale, la tripla che vale 89 a 80.